Ivan, finisci quei fiocchi d'avena. Non mi vanno su, più. Su, sbrigati o farei tardi a scuola. Scott, bevi il latte. E va bene. Ivan, sbrigati o fai tardi. George, non lo finisci il caffè? No, non ho tempo, cara. Ho un appuntamento e non posso proprio far tardi. Ma allora, dammi un bacio. In quanto a voi, comportatevi bene. E stasera, quando tornerò a casa, vi porterò una bella sorpresa. Che sorpresa ci porti, papà? Ma siete impazziti? Se ve lo dicessi subito, non sarebbe più una sorpresa. Dico giusto? Giusto. Ora non avranno pace finché non sei tornato. Certo, però staranno buoni. Giusto? Giusto. Su, avanti, fate presto. Signor Harris? Sì? Buongiorno, signor Harris, sono George Wilson. So che forse avrei dovuto aspettarla in ufficio, dico giusto? Giusto. Ma sa, dato che mi trovavo a passare di qui, comunque, come vedrà, si tratta di una faccenda di normale amministrazione. Giusto? Magnifico. Lavoro pulito, professionale. E i miei complimenti. Preferirei qualcosa di più che i suoi complimenti. $5,000. Ecco, tutti i suoi. Salve, sergente. Novello. Come va? Non passare lì. Tieni, finisci tu. Buongiorno, buongiorno, Frank. Il corpo è già alla morgue. Intanto stanno compilando il rapporto. Tieni, qui ci sono i dati. Ultimo piano. Fate largo voi, fate largo. Lasciate passare. Ciao, Tony. Salve, capo, come va? Bene. Che stai facendo? Sto prendendo delle foto di quella finestra. Tony, da quanto tempo sei in America tu? 4 anni. Perché?
Non sarebbe ora che la smettessi di comportarti come un turista? Hai preso le misure? Sì, ecco qui. Il fatto è che purtroppo io sono qui per lavoro. Stiamo lavorando per la compagnia di assicurazione. Sembra che questi signori avessero fatto a quel poveretto una ricca assicurazione sulla vita. Gli è andata male, pare. Già. Beh, lei le conosce le assicurazioni. Pensano sempre che l'incidente non sia stato un incidente e cose del genere. E comunque, vogliono essere sicuri di non dover pagare doppio, come si dice? Doppio indennizzo. Ma stavolta dovranno pagare senza fiatare. Ehi, capo, detto fra noi, questo non è stato un incidente. Come fai a dirlo, Tony? Beh, se fosse stato un incidente, lei non sarebbe qui. No, Tony, anch'io vado di pattuglia ogni giorno, è routine. Qualche volta mi tocca anche aiutare dei vecchietti ad attraversare la strada, sai. Non lavorare troppo tu e salutami, professore. Grazie, riferirò. Va bene, adesso cambia aria. Qui ci possono stare solo quelli della polizia. Sergente, forse lei non ha capito bene. Io sono qui per lavoro. Mi scusi tanto. Fletcher? Larry? Sergente Barton, io sono Tony Novello, Woodruff e Novello. Lavoriamo fianco a fianco con la polizia. Noi siamo vostri amici. Se non se n'è andato entro 30 secondi, pensateci voi. La sua macchina è quella laggiù. Va bene, si vede che mi sbagliavo. Noi non siamo vostri amici. Però siamo amici del capo della polizia. Mi dispiace, ma mi avete costretto voi a dirlo. Ora scusate. I 30 secondi sono già passati. Oh, ma che fate? Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Toglietemi le mani di dosso, m'arrabbia! E va bene, va bene. Però siete voi che mi ci avete costretto, eh? Aiutate la polizia, bella schifezza. Lo vedi questo? Lo vedi? E mo non vi ridete più. Aiutate la polizia. Non mi hanno fatto scattare neanche una fotografia. E se non me ne andavano, subito mi arrestavano. Bella polizia. Questo po' le sciacquo. 30 secondi per andarmene mi hanno dato. 30 secondi. Che fai? Perché non dici niente? È un avvenimento storico. Per una volta il tuo fascino latino non ha funzionato. Sempre questa storia del fascino latino. Intanto Bart non l'ho incantato. Forse gli faceva male un callo. Comunque andremo alla morgue per sapere i risultati dell'autopsia. Alla morgue? Ci vai tu, vero? No, Tony, ci vai tu. Come, devo proprio andarci io? Sì, Tony, proprio tu. Ma io? Lo sai, l'ultima volta che ci sono andato mi sono sentito male. E poi che cosa abbiamo a che vedere noi con i cadaveri? Tony, tu non immagini neanche quante cose può dire un cadavere. Adesso telefono al capo per avere un permesso. Non avrai problemi. Buongiorno, signore. Buongiorno. Io sono Tony Novello. Stava aspettando me, vero? Sì, mi hanno detto che sarebbe venuto e è andato via. Naturale, me ne andrò appena possibile, permesso? No, no, forse... Non mi ha capito, deve andarsene all'istante. Mi scusi, signore, ma credo che ci sia un malinteso, perché ho sentito il professor Woodruff parlare con il suo capo con queste orecchie. Tutto questo a me non interessa. Io eseguo solo gli ordini. Ordini? Ma insomma, che sta dicendo? Ordini da parte di chi? Chi è che vuole impedirmi di investigare? Caro signore, qui nessuno vuole impedire a nessuno di fare niente. L'unica cosa che si vuole è che lei vada via di qui. Allora, se ne va di sua spontanea volontà, o preferisce che la aiuti io? Stavolta non mi dà neanche i 30 secondi, eh? E va bene, può anche rimettersi a sedere, me ne vado da solo. Ferma, Jeff. Torna indietro e fermati all'inizio della caduta. Ecco, ferma qui. Adesso riparti. Va bene, basta, così. Attenzione. Guardate bene il punto d'impatto sul terreno, signori. Guardiamo l'altro esperimento, Jeff. Questa è una prova fatta con un altro fantoccio. Ecco che cade. Benissimo, Jeff, ferma pure. Allora, che cosa avete visto? David. Il secondo manichino è caduto più lontano. Esattamente. È proprio dove è caduto Frank Harris. Avete visto cadere due manichini identici. Sono della stessa altezza, dello stesso peso e soprattutto della stessa altezza e dello stesso peso di Frank Harris. Questi che vedete si chiamano manichini antropomorfici. E che cosa vuol dire? Vuol dire che la compagnia di assicurazione ha speso parecchie centinaia di dollari solo per il loro noleggio. La struttura di quei manichini
È simile in un modo quasi incredibile alla struttura di un vero corpo umano. E questo ci riconduce al punto di partenza, il diverso punto di impatto al suolo dei due manichini. Perché il secondo manichino è caduto nello stesso punto di Harris? Io credo che la soluzione sia una questione di fisica. Ma non so, dico, ci sarà una qualche teoria sui movimenti di rotazione di un corpo che cade? Una qualche teoria, ma è dimostrabile, Jeff? In tribunale non avrebbe alcun peso. La voce della ragione. Va bene, Annette, ma non deludermi, eh? Tu che sei l'unico detective effettivamente praticante della mia classe, dimmi che ne pensi della morte di Harris. Beh, io non so dove lei voglia arrivare con quei film, ma io direi che è o morte accidentale o suicidio. E non hai il minimo dubbio? Ho dei dubbi, ma non delle prove. Data l'assenza di un biglietto o di un indizio che faccia pensare al suicidio, io direi che è un incidente. E poi conosco gli agenti che si occupano del caso e anche per loro è un incidente. Giusto, il classico biglietto di suicidio non c'è, però ci sono alcuni indizi che danno un peso a questa ipotesi. Per caso era in cattiva salute e disperato? No, tutt'altro. Era in ottima salute e niente affatto disperato. Inoltre non attraversava difficoltà di ordine finanziario né familiare. Vede, la disgrazia è sempre più plausibile. No, Ned. C'era un parapetto alto 80 centimetri e avrebbe dovuto caderci sopra. E questo dopo aver accidentalmente aperto la metà superiore della finestra. Beh, e io che dicevo? È chiaro che non è un incidente. Va bene. Allora è stato stabilito. Siamo tutti d'accordo che non può essere stato un incidente? Non è stato un incidente. Non aveva alcun motivo per buttarsi, quindi qualcuno l'ha spinto. E infatti, esatto. Ah, è per questo che il secondo manichino è caduto nello stesso punto di Harris. Oh, ci siete arrivati, finalmente. Io ho spinto il secondo manichino dalla finestra. E quindi è omicidio. Ah, questo non siamo ancora in grado di dirlo, no. Dobbiamo ancora esaminare il rapporto del perito legale sulle condizioni del corpo e poi devo controllare i dati in possesso della polizia. Eccellente, Johnny. Un rapporto molto accurato. I miei ufficiali dicono che è caduto o si è buttato. Ed è quello che andrà agli archivi.
Disgrazia o suicidio? Oh, non ci credo, sei troppo in gamba. E non puoi non prendere in considerazione quello che è venuto fuori dai miei film. Ma invece è esattamente quello che farò. Com'è che all'improvviso hai una visione delle cose così ristretta? Ti assicuro che quasi non ti riconosco. Non ti secca neanche un po' l'idea che ci sia un assassino a spasso per la città e che tu non abbia cominciato le indagini per scoprirlo? Johnny, sarei molto seccato se ci fosse un assassino. E questa indagine non solo l'abbiamo incominciata, ma l'abbiamo anche conclusa. Ecco, ti leggo il rapporto degli ufficiali di polizia. Conclusione, Harry si è buttato oppure è caduto dalla finestra alle 9:10 antimeridiane del giorno 12. Ufficiale, il caso è chiuso. E se riuscissi a tirar fuori delle prove che dimostrino che è stato assassinato? Non puoi, perché non esistono. Ho detto, mettiamo il caso che io riesca a trovare le prove. Ma non puoi trovarle, perché non esistono. Comunque sono affari tuoi, John. Già. Proprio così. Ce ne ha messo di tempo a venire. Ho fatto prima possibile. Allora. Lei ha visto John Woodruff, vero? Come fai a saperlo? Lo sa un mucchio di gente. E sono tutti preoccupati per le sue indagini. E telefonano a me. Non c'è nessun motivo di preoccuparsi. Non ha nessuna prova e non ne troverà. Puoi stare tranquillo, io lo so. Sì, sì, ho capito. Aspetti un momento. Tesoro, ti dispiace spegnere un momento? Sto parlando di lavoro. Sì, naturalmente. Grazie. Sì, ci penso io. Aspetti che scrivo i nomi. Dunque, John Woodruff. Si scrive con due F? Tony Novello. Ah, sì, io sto benone. Sì, anche loro stanno bene. Grazie di tutto. Può contarci. Scusami, tesoro, ma era un affare importante. Certo, d'accordo. Ma devi metterti in testa che anche se sei in casa, le faccende vanno fatte. Io non capisco perché non ti prendi un ufficio, George. Tutti i commercianti ce l'hanno. Per due ottime ragioni. La prima è non farmi beccare dalle tasse. E la seconda è che ho una moglie... tale quale a te. Oh, George. Ora no, cara, il lavoro mi aspetta. George, ti perdono tutto se ti ricordi di portarmi quei semi per il giardino. Se faccio in tempo, senz'altro. Ma credo che oggi avrò una giornata molto piena. Ah, però niente male, data l'età. Ciao, Johnny. Hai fatto centro, eh? Peccato che tu non l'abbia fatto anche con il caso Harris. No, John, ti prego, non ricominciamo adesso. È fiato sprecato. Dì a quelli dell'assicurazione di pagare e di smetterla di cercare il pelo nell'uovo. Ma perché sei così sicuro che non arriverò a niente? Perché essere sicuro di queste cose fa parte del mio lavoro. A proposito di lavoro, fa parte dei doveri di un capo della polizia interessarsi a un caso così banale come questo? Quando qualcuno smentisce le conclusioni dei miei uomini, devo interessarmi. Usi il bersaglio centrale. 6 secondi. Attenzione. Quando qualcuno smentisce i tuoi uomini. Ma andiamo, tu sei troppo intelligente per essertela presa perché io non sono d'accordo. E se per me vi state sbagliando, ho il diritto di dirlo. Mi spieghi perché questo ti dà tanto fastidio? Ci sono ottimi motivi per cui mi dà fastidio. E tu lo sai bene. Per esempio, quando tu andrai ad interrogare la vedova del povero signor Harris, naturalmente facendole un mucchio di domande strane, lei potrebbe fare delle dichiarazioni stupide ai giornalisti. Come lo sapevi che avevo intenzione di parlare con la vedova Harris? Fa parte del mio lavoro. Usi il bersaglio di sinistra. Johnny,
Fammi un grosso favore. Un favore personale. Molla tutto quanto. Buongiorno, io sono Tony Novello, vorrei farle alcune domande su... La prego, torni dal suo capo e gli dica che non ho intenzione di dire niente a nessuno. Frank è morto e questo è tutto. Perciò la prego di non tornare più qui. No, scusi tanto signora, deve esserci un errore. Io sono Tony Novello. Insomma, la prego, le ho detto che non intendo parlare con nessuno. C'è qualcuno nascosto là dentro. Guardi un po' qui, questa è la mia tessera. Io sono un investigatore privato e lavoro per la compagnia di assicurazioni, perciò sono qui. Ma per quale motivo vuole parlarmi? Beh, a proposito del suo povero marito. Per il suo bene, signora, per aiutarla. No, no, aspetti un momento, guardi. Senta, adesso le do il numero del professor Woodruff. Può telefonargli, gli dica che Tony è qui. Tony sono io e che vuole parlargli. Stia tranquilla, non entro, aspetto qui. Su, telefono. Io aspetto. No, no, non c'è nessuno con me. Bene, come vuole. Entri pure. Grazie. La tessera. Lei ha una bellissima casa. Sto per lasciarla. Beh, mi scusi se io continuo a parlare del suo povero marito, ma il fatto è che noi crediamo che lui non sia morto per un incidente. Sì, lo so. L'hanno assassinato. Ma come, sa che è stato assassinato? Glielo dissi quando entrò in quel giro che sarebbe finita così. Scusi, posso sedermi? Lei ha detto... entrò nel giro, ma nel giro di chi? Non gliel'ho detto. La mafia. La mafia? Ma se lo sanno tutti che la mafia non esiste. Frank, mio marito, si occupava di investimenti finanziari. Era molto in gamba. Stimato. 3 anni fa delle persone gli offrirono di rilevare la sua ditta per il doppio del suo valore. Io dissi a Frank che doveva esserci del marcio sotto, che quell'offerta nascondeva qualcosa. Ma non ci fu verso di fargli cambiare idea. E così accettò l'offerta e da quel momento in poi fu in loro potere. Ma la polizia? Perché non ha fatto niente? Ma lei queste cose le ha dette a quelli della polizia? Ma certo che gliel'ho dette. Ho anche mandato una lettera al capo della polizia. Ma non mi hanno creduto. Quindi il capo della polizia sa quello che lei ora ha detto a me? Certo che lo sa. E sai che cosa ha detto? Ha detto che non c'era alcuna prova e che l'avrebbero archiviata come disgrazia. Molto bene, ora ne so abbastanza. Grazie mille, signore. Io te l'avevo detto. È vero o no, Johnny? Quando vai a fare strane domande alla vedova desolata, cosa viene fuori? Delle stupide risposte, ecco cosa viene fuori. Senti, io non voglio sindacare il tuo lavoro. Mi limito a esporti un possibile movente. Sono più che convinto che Harris è stato buttato dalla finestra e che sarebbe ora che tu facessi qualcosa. A questo punto mi piacerebbe che tu mi dessi qualcosa che vagamente, anche molto vagamente, possa rassomigliare in un modo o nell'altro a una prova. Un braccio rotto, ti basta? Harris è caduto sull'asfalto a testa in giù da un'altezza di 8 piani. Ora, come me la spieghi tu, una frattura da torsione all'avambraccio sinistro? È sul rapporto del perito legale, Richard. Guarda, il defunto presenta una vasta frattura nella parte sinistra dell'area occipitale e inoltre una frattura da torsione all'avambraccio sinistro. Frattura da torsione, Richard. È incompatibile con una caduta da quell'altezza. Scusa, permetti? Una frattura da torsione si ottiene se io ti torco il braccio o se te lo metto dietro la schiena, in questo modo. Questo dimostra che a Harris prima gli hanno rotto il braccio e poi l'hanno buttato dalla finestra.
Guarda tu stesso se non ci credi. È scritto sul rapporto del perito legale, eccolo lì. Dove l'hai preso questo? L'ha avuto Tony alla morgue. Perché? Dimmi dove l'hai preso, Tony. Chi te l'ha dato? Come fai ad averlo? Non me l'ha dato nessuno. L'ho trovato, ecco. E dove l'hai trovato, Tony? In una camera chiusa a chiave? Ehi, un momentino. Non hai motivo di fare certe accuse a Tony. Io non accuso Tony di niente. Mi limito a constatare che lo ha rubato. Come credi che lo abbia avuto? Di a questo signore come l'hai avuto. Dopodiché dovrà presentarti le sue scuse. Mi creda, professore, mi creda. Ma non ha voluto credermi. Senti, amico, perché non la smetti di pensarci? Non c'è niente di peggio di un coinquilino musone. Vedrai, dopo un po' ci si abitua anche alla prigione. Per quale motivo sei finito qui? Per un amico che ha la lingua lunga così. Ecco perché sono in prigione. Ah, ti capisco. Non c'è niente di peggio che essere traditi da un amico. Ti ha fatto la spia? Sì, proprio così. Mi ha fatto la spia. E mi ha tradito. Tu perché sei dentro? Intendi stavolta? Perché ci sei già stato in prigione? Ah, sì, certo, un mucchio di volte. Ormai io sono un cliente fisso. Stai scherzando? No, sto parlando sul serio. Vedi, io sono... Ehi, non devi mica aver paura. Non faccio parte dell'anonimo omicidi io. Perché sei dentro? Sono il classico studente alienato americano, di quelli che fanno le dimostrazioni. E per che cosa dimostri tu? Beh, è l'ultima volta per il miglior vito nelle prigioni. La galera è finita, taglieremo la corda domani, passaparola. Eri molto più divertente nell'ufficio di Orr. Non ti preoccupare, Tony, sta bluffando. Vedrai che non ti metterà in prigione. Eccomi qui. Questo è il tizio di cui ti stavo parlando, proprio lui. Tony, sono stato a parlare con il procuratore distrettuale. Bravo. Scusi, signore. Ecco, volevo dirle soltanto che lei è ovvero porco. Lo conosco questo qui? No. E allora perché ce l'ha con me? Gli ho raccontato tutto io. Oh, grazie Tony, arrivederci. Arrivederci. Ma dove vai, professore? Vieni qui, ti prego, professore, fammi uscire, ti prego. Non posso stare qui, professore Sibon, non posso stare qui, professore Sibon. Guardia. Guardia! Questo qui. Io. Allora, sei pronto, professore? Sì, un momentino solo. Oh. Hai visto? Faccio compagnia al pupazzo delle assicurazioni. Sì, ho visto, ma attento, trattalo bene, vale un mucchio di quattrini. Ecco, qui c'è questo totale, Jeff. Ah, grazie. Beh, come va? Trovato niente? Chiunque abbia truccato questi registri era un genio. Ah, sì, sono un vero capolavoro. Una serie di piccole compagnie fittizie, tutte possedute da una stessa società, la Harris Investments Corporation Incorporated. Se non fosse per il fascino che Tony esercita sugli animali, sulle ragazzine, sulle vedove, questi registri non li avremmo mai avuti. Mi ricordo di aver visto dei registri come questi tempo fa, durante un'operazione di polizia. Indagavamo su certi allibratori. I libri erano complicati come questi. Ma perché un uomo d'affari come Harris avrebbe fatto tutto questo lavoro? Per non far capire da dove venivano quei soldi e dove finivano. Per premunire i veri proprietari della baracca contro qualunque accertamento. Come nel caso degli allibratori. Scusi tanto, signore. No, non deve stare in piedi per me. Si accomodi pure, prego.
Va bene, ragazzi, continuate così, eh? Datevi da fare. Il segreto è tutto in quei libri, bisogna trovarlo. Professore, noi dobbiamo andare. Sì, hai ragione, sì. Questo finirò di esaminarlo a casa. Nessuno di voi ha visto il registro delle capitalizzazioni dal 57 al 68? È come quello che hai in mano? Sì. L'ho visto io, nel tuo ufficio. Ah, grazie, Tony. Senti, è meglio che tu ti avvii. Te vado a prendere io in ufficio. Ah, va bene, Tony, grazie. Ah, sentite, ragazzi, io vado a casa. Se vi occorre qualcosa, sarò lì. Buonasera e buon lavoro, eh? Buonasera, buonasera, professore. Professor Woodruff? Sì? Professore, ho delle informazioni riservate per lei. Che informazioni? Bene, ora andiamo in un posto dove nessuno ci disturbi. Si muova su, andiamo. Ma che le salta in mente? È impazzito? Cammini. Ma dico, le ha dato rivolta il cervello. Cammini. Io non so che cosa le abbia in mente, comunque... Comunque cammini, per cortesia. Stai bene, Tony? Mica tanto. Non le ho mai potuti soffrire il pugno al mento. No, non ho fatto in tempo. Come sarebbe non hai fatto in tempo? Ho fatto in tempo io, ti ho salvato la vita. Sì, sì, è vero, mi hai salvato. E ti ringrazio. Che stai facendo? Un po' di pazienza. Ho visto cadere la pistola. Qui. Ecco. Ah, sì, è vero. Eccola. E da qua? Quante volte te lo devo ripetere che sopra le pistole non ci restano le impronte digitali, Tony? Va bene. Se ne trovano solo di parziali e sbavate che non servono proprio a un bel niente. Va bene, però così è più professionale. Aspetta, vediamo, non ci sono numeri di serie. Ah, ma che sciocchezze, certo che non ci sono. Oggi nemmeno un ladro di galline andrebbe a fare un colpo senza prima aver limato i numeri di serie. George, sono tornata, dove sei? Sono in cantina, tesoro, vengo su subito. Oh, sono distrutta. Ho lasciato i bambini dalla mamma, rimarranno a cena lì. Li hai portati i semi? Non ho avuto tempo. George! Ma senti, tesoro, ho avuto una brutta giornata. Non hai concluso l'affare? No. Comunque intendo riprovare. Non stasera, eh? Non ho ancora deciso. Ma George, c'è l'assemblea dei genitori alla scuola, ti avevo avvertito. Ah, sì, hai ragione. Allora rimanderò a domani. Come fai a trovare i numeri di serie dopo che li hanno limati? Allora vedrai. Dov'è la pistola? Qui. Guarda bene adesso. Non sapevo che la scienza ti interessasse tanto, Tony. Quando prendo un pugno sul mento, allora mi interessa tutto quanto. Posso capirti. Beh, ora fa attenzione. Per prima cosa accendo questo magnetizzatore. Ecco fatto. Perfetto. Dopodiché piazziamo la pistola qui sopra. Nel centro del campo magnetico. Passiamola a scaldare. Ah, ecco, perfetto. Ora mettiamo un po' di stucco metallico nel punto in cui in origine si trovavano i numeri di serie. E vediamo cosa succede. Allora. Ah, ecco, vedi? Sta venendo fuori qualcosa? Sì, sì, proprio così. E lungo. Tony, per favore, vuoi scrivere? Non ho la penna. Lì. Ah. E lungo. Sì, signore. 3, 7, 2, 9, 4. Ma sei sicuro? Sicurissimo, Tony. 2, 9, 4, ha detto? No, no, signore, ho detto il lungo 3, 7, 2, 9, 4. Ah, già, è vero, sì, sì, l'avevo io qui nel negozio. Era una 38 a canna corta. E chi l'ha comprata? Oh, no, non l'ha comprata nessuno, magari l'avessi venduta. E sa, ho subito un furto qui nel negozio un mese fa o poco più. Mi hanno portato via 4 fucili, 6 pistole più munizioni varie. E una delle pistole è proprio quella di cui sto parlando lei adesso. Quindi lei non ha il nome di quello che... Quei furfanti mi hanno portato via ben $418 di mercanzia. E la polizia fino a questo momento non ha concluso un bel niente. Eppure io gli ho dato un'ottima pista oltretutto, no? Ma che pista, scusi? Beh, è quasi un anno che io ho quel dispositivo antifurto lassù. E se qualcuno cerca di entrare nel negozio dopo che io me ne sono andato, fa scattare un dispositivo elettrico e viene fotografato. Ah, ho capito.
Beh, ma non è detto che solo con una fotografia si possa acchiappare il ladro. Già, l'ha detto anche la polizia. Però certo, beh, mi sembra molto strano che avendo anche la fotografia del ladro non abbiano ancora concluso niente. Posso vedere la foto? Oh, sì, certo. Ne ho fatte fare diverse copie. Vediamo un po', dovevano essere qui. Ecco qua, sì, eccola qui. Chi è quest'uomo? Io non lo conosco. Non è quello che mi ha preso a pugni. Tu lo conosci? No, mi spiace, Tony, ma non l'ho mai visto. Ma ne sei sicuro? Guardalo meglio. Ti prego, Tony, sono sicuro. Vabbè, certo, se non lo riconosce nessuno, a che ci serve questa fotografia? Possiamo anche farla a pezzettini. Eppure sono certo che la polizia lo conosce bene. E allora perché hanno detto al proprietario che non sanno chi è? Questo ancora non l'ho capito, Tony. Beh, tanto anche se sanno chi è, non ce lo diranno mai. Non dimenticarti come mi hanno trattato a me. Perché non provi a farti venire un'idea? Piano, dagli un cenno, un chiagno, restate quieto. È tutto fornuto. Oggigiorno una ragazza non è più assicura, neanche dentro casa sua. E non chiagno. Che cosa è successo? Una cosa scandalosa, ecco che è successo. Non vuol dirmelo? Avanti, tesoro, diglielo tu. Rilegale che è successo, che parola tua. Rilegale che è successo, no? No, Mario la voleva rubare a casa mia. Io sto nel tuo paese, così poco tempo, guarda che le gambe è successo. Io stavo dentro bagno, chi la voleva rubare? Voi avete fatto qualche cosa, io già sto a sicurarmelo dentro a casa mia. Anche se non posso campare, beh, non ragione, posso no? campare così. Stato quieto, stato quieto, non ti preoccupare, sapere, stato quieto. Lei parla napoletano? No. Quindi non ha capito niente? No. Beh, vabbè, non ha importanza, posso tradurre io. Ah, bene. Mocio, di chi ha, signora? Ah, sì. Lei si chiama Concetta Esposito. Dunque, un momento che riordino le idee. Dunque, un uomo è entrato in casa sua per rubare, mentre lei era in bagno, e la ragazza chiede di essere protetta, ha capito? E potrebbe riconoscere quest'uomo? Tu te la ricordi? Sì, sì. Sì, ha detto sì. Benissimo. Frank, vuoi venire tu qui al banco mentre io le mostro le foto segnaletiche? E chiesto? E chiesto che? E chiesto? Guarda attentamente, E chiesto? No. E chiesto? No. No. E chiesto? No. E chiesto? Sei sicura? No. E chiesto? Chiesto? Ti piace questo? No? No. Vabbè. Che ti piglio, mo? Non chiagnere. Falla sci. Chi? Lei? Lavoro, sì, calcia lavoro, sì. Fallo scemo. Scusi, signora, sa, lei è nervosa, mi dispiacerebbe uscire un momento. Io? Se lei sta qui, si nervosisce di più. Oh, sì, certamente, fate con comodo, io aspetto qui fuori. Prego, signora. Grazie. Con permesso. Grazie. Grazie infinite. Sinangelo. Questo ripetemelo domani sera quando vieni a prendermi. E questa volta è meglio che tu venga, Tony. Non passi un coppo naso. Sei certo che sia l'indirizzo giusto, Tony? Mi sembra un posto un po' strano per un ladro di quel genere. Se la polizia non aveva l'indirizzo sbagliato, la casa è questa. Professore! Ned! Su, andiamo! Che gli hai fatto a quello? Gli hai dato un brutto voto? No, no, non preoccuparti, deve esserci un malinteso. Non c'è nessun malinteso. Venite con me. Su, andiamo. Muovetevi. Professore, io... No, Ned, non c'è bisogno che ti scusi per questa faccenda. Capisco perfettamente che hai dovuto farlo. Lo conosco, il tuo capo. Adesso ci spieghi perché ci hai fatto portare qui in questo modo? Se volevi vederci, potevi dirlo, no? Da quando in qua voi date ascolto alle cose che vi dico. Vedi, poverino, è tanto dispiaciuto. In questo lavoro, Tony, non c'è posto per i sentimenti. Neanche per i sentimenti del sergente Foley? Un mio studente costretto a fare una cosa del genere. È un poliziotto. E lui fa quello che gli si dice. E magari gli avrai anche detto di spiarci, così potevi sapere cosa facevamo. Sì, esatto. E immagino abbiate tratto le vostre brave conclusioni da questa faccenda. Senta, se non avessi tanta paura che lei ora mi sbatte di nuovo in prigione, le mie conclusioni saprei cantargliele chiare. Va bene, Tony, fa pure. Bene, io credo che lei abbia fatto tutto questo per impedirci di prendere l'assassino. E credo di aver capito anche perché vuole impedircelo.
Va pure avanti, Tony. Perché lei si fa pagare da gangster, caro signore. Sentito, John, mi chiama poliziotto venduto. No, perché lei non è degno neanche del nome di poliziotto. Tony. Ha chiamato incidente un omicidio. Mi ha messo in prigione perché eravamo vicini alla verità. E magari è stato lei a mandare quello ad ucciderci. Ti sbagli, Tony. Ah, no, sono sicuro, non mi sbaglio no, affatto. No, ti sbagli. Ormai sono 12 anni che conosco quest'uomo e so che c'è un altro motivo. Ti dispiacerebbe ora di dirci la ragione di tutto questo? No, John, non posso. Va bene. Ma forse ho già capito da solo. Questo signor Seeley è solo una pedina da quattro soldi, però in possesso di informazioni riguardo i suoi superiori. Ed è un po' di tempo che queste informazioni le sta dando a te. Poi è stato ucciso Harris, ma non era una cosa importante rispetto alle informazioni che ti dava Seeley. E se tu avessi avviato le indagini nella giusta direzione, avresti dovuto arrestare Seeley e i suoi capi prima di essere veramente pronto. Ci sono vicino? C'è John Woodruff nel mio ufficio. Vorrei chiedere il permesso di... Per favore, mi lascia finire. Se lo chiedo è perché ormai il signor Woodruff ha indovinato tutto da solo. Grazie. Bene, non c'è molto che io possa aggiungere a quello che tu hai già dedotto. Tu sai che Harris è stato ucciso e sai il perché. Io posso soltanto stare ad aspettare. Non posso cercare l'assassino perché sto aspettando dei nomi che mi deve dire Seeley. Quindi sono costretto ad aspettare. E contemporaneamente devo preoccuparmi che voi due non mi mandiate tutto all'aria. Beh, a quanto sembra io devo farle un mucchio di scuse per tutto quello che ho detto. Bene, comincia pure, ti ascolto. Mi scusi, signore. Sì. Me lo passi. Ma lei ha deciso di farmi ammazzare. No, al contrario, sto facendo tutto il possibile per tenerti vivo. Ah sì? E allora perché quei due tipi, Woodruff e Novello, li ha mandati qui da me? Se qualcuno li ha visti, sono morto. Non li ha visti nessuno, ti assicuro. Io come faccio a saperlo? E come faccio a sapere che gli ha detto? Non ti daranno più nessun fastidio, te lo garantisco. Fa presto a garantire lei. Chi me lo dice che eseguiranno i suoi ordini? Te lo dico io. E ti puoi fidare. Ah sì? Voglio che me lo dicano loro in persona. Quando ne sarò sicuro, allora le darò quello che sta aspettando. Va bene, Seeley. Veniamo subito da te. Bene, signore. Ci siete dentro fino al collo. Anche se non vi va a genio. Stanno venendo qui. Non essere così teso. Sei stato bravo. Ti restano da fare un paio di cosette. E poi potrai levare le tende. Avete fatto presto ad arrivare. Ah, eccolo, è lui l'uomo della foto. Allora, Seeley. Sentite. Chiariamo una volta per tutte questa faccenda. Si può sapere perché mi ha sguinzagliato dietro questi due? Il signor Orr non c'entra niente. Ti abbiamo rintracciato per via di una pistola persa da un tuo amico. Eh sì, amico. Tu hai rubato 6 pistole. Una di quelle l'hai data a un killer. Ma no. Oh sì, invece ha cercato di uccidermi. E credo che sia lo stesso uomo che ha buttato giù dalla finestra il povero Frank Harris. Ma io non ne so niente. Seeley. Ora mantieni la promessa e comincia a parlare. Pendiamo tutti dalle tue labbra. Con questa faccenda della pistola ti posso arrestare come testimone e sarai al sicuro. Ok, fine dei giochi. Vada indietro. Vada indietro, capo. Ecco lì. Tutto questo comunque non ha più alcuna importanza. Peccato per lei che io abbia visto quei due venire qui. Ah, ah. Tiri su le mani, dietro la testa. Vedi, Seeley, quando si fa il doppio gioco come hai fatto tu, la partita ha sempre un finale di questo tipo.
Stia lontano da lui. Lei si appoggia a quel muro con le mani sopra la testa. Non puoi ammazzarci tutti. Faccia al muro. E ora voi due, con le mani in alto. Muovetevi, svelti. Molto bene. Digli che ci sono gli agenti qui fuori. Non crederai che sia venuto da solo. Sì, è esattamente ciò che credo. Ah! Ah! I miei occhi! I miei occhi! Ah! Ah! Tony, fermalo! Un'ambulanza! Chiami un'ambulanza! Su, forza, Rich, tirati su. Per essere un professionista non sei stato affatto in gamba. Bene, vivrai abbastanza a lungo da prendere la pensione. I miei occhi. Pronto, qui è John Woodruff. Mandato un'ambulanza al 422 di Cochrane, ma in fretta. Crede che potrei fare una telefonata? Certo, però al posto di polizia. Adesso, no? No, sta tranquillo, l'avvertirai il tuo avvocato. Veramente volevo telefonare a mia moglie. Si impensierisce molto quando faccio tardi. Ecco, Smith. Ma perché vai dicendo che sono tutti nomi italiani? Smith, per esempio. Ciao, John. Capo. Salve, capo. Come va il braccio? Bene, bene. E come sta, Sealy? Sealy. Vedi, Sealy è un altro nome americano. Sealy sta bene ed è guardato a vista. E questa volta ci dirà tutto quello che sa. Ah, bene, io ho qualcos'altro per te. Ho qui dei dati che nemmeno il tuo Sealy può fornirti. I miei studenti hanno fatto un accurato studio finanziario su tutti gli affari che Harris aveva trattato in questi ultimi anni. E ne sta uscendo fuori qualcosa di molto interessante. Questi sono i primi dati, tieni. Sembrano biglietti di lavanderia. Tu falli vedere al vostro perito legale. Questi, più le prove che ti fornerà Sealy, ti permetteranno di arrestare i pezzi grossi della mafia. Ma si può sapere che vai dicendo? Non esiste la mafia. Un po' di diplomazia ci vuole. Ho ancora molti amici giù al paese mio.